Il malvagio, invia la spia, Rex, il cane satanico, ti riconosco. Nuove cazzo, surri in sessa. Prova succede. Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua per Gaster, per il terzo episodio delle avventure regali dei cacciatori qua su Reigns. L'ultima volta con Gerardo il Vecchio eravamo morti per, mi pare, l'esercito che era diventato troppo potente o una roba del genere, ma era stato un regno abbastanza anomalo perché era durato dal 55 al 90, che se la mia matematica non è troppo arrugginita dovrebbe fare 35 anni. Potrei dire una cazzata gigantesca, ma non importa, perché al 691 arriva Edoardo, sesto re. Prova quello blu. Cosa? Non si sa, perditi nelle prigioni e abbi un erede. Ci provo. M'han detto poi che dopo il 666, anno della comparsa del demonio nello scorso video, che se non avete visto vi linko qua sotto in descrizione, dopo il 666 le cose cominciano a diventare più interessanti, cominciano a succedere sempre più cose pazzerelle, ma Matt, cosa hai da dirmi? Mio signore, i lupi divorano i nostri bambini, di nuovo? Non ci eravamo già passati? Ci sono troppe persone da giustiziare, mi serve l'aiuto dell'esercito, più lame, asseria, quindi meno per... no. Vorrei condurre delle nuove ricerche su armi e guerre. Il nostro esercito sta già abbastanza bene, caro. Maestro Cromwell, un gruppo di paesani sostiene di essere attaccato da esseri celesti. Probabilmente è solo un trucco per pagare meno tasse. Infatti, anche secondo me lo è. A quanto pare questa improvvisa follia è dovuta ad avvelenamento da segale. Esiste? Dobbiamo bruciare le scorte? Sì, no? Sì, se tutti poi impazziscono, cosa ci facciamo noi di questo re? Con le scorte decimate c'è una verosimile possibilità che il vostro popolo morirà di fame negli anni successivi. Mio signore, è il vostro 20° compleanno, festeggiamo. No. No, festeggiare è dannatamente pericoloso quando sei re. Ademaro Bright, questo è l'inverno più freddo degli ultimi 30 anni, ma me lo dite praticamente ogni 4-5 anni. Non è che mi state paccando. Regina Lucia è amata dal popolo e dall'esercito. Datele più potere. No. E vedete che sia. Però abbiamo l'esercito a puttane. Abbiamo perso la guerra, mio sovrano. Dobbiamo accettare le condizioni del nemico. Ahimè sì. Aia l'esercito. Invasori alle porte. Il nostro esercito è troppo debole per reagire. Cosa cosa? Primo regno così. Vabbè, 13 anni non sono neanche poi male. Per Edoardo il niente. Siamo durati così poco. Abbiamo fatto così cacare. Non sono niente. Vabbè, forse è segno che dobbiamo rischiare un po' di più. Giacomo, 705, non abbiamo sbloccato nessun obiettivo. Abbiamo sentito parlare di una giovane principessa rinchiusa contro la sua volontà al castello della Pietra Nera. Dobbiamo salvare tutte le fanciulle che possiamo. Anzi, si tratta chiaramente di una trappola. Effettivamente, non ci ho pensato. Mio signore, che ne dite di due tiri di scherma? Non li abbiamo già fatti l'altra volta. Grazie. La vostra fortezza è troppo debole. Dobbiamo costruire una nuova torre. No, penso che vada bene così. Il Regno del Sud propone un'alleanza contro i vichinghi. Io mi fido di loro. Ma io non mi fido di voi. No, beh, generale Arnolfo di Dover. No, non mi ricordo più in che anno abbiamo iniziato, ma avrà 150 anni sto tipo e non m'hai mai tradito. Quindi mi fido di te, caro. Ho trovato funghi blu e marroni nella foresta. Quello blu sembra commestibile. Ho detto blu. Quello blu sembra commestibile. Direi di no. Direi di no. Però so già che mi perdo poi una figata. Datemelo e vediamo cosa succede. Lo stralunato. Prova quello blu. Ecco la missione, me l'avevo dimenticata. Improvvisamente siete molto felice. Poi iniziano ad accadere cose strane. Abbiamo mangiato un funghetto allucinogeno, voglio dire. Vittoria! I vichinghi sono stati sconfitti! Sterminiamo tutti i prigionieri. In realtà ci hanno attaccato loro, quindi nessuna pietà! Le suole di un convento si sono messe a miagolare! Ben, prima non, con le orecchie non ce l'avevi. Sto funghetto mi ha fatto su una botta tremenda, mi sa. Le suore continuano a miagolare per anni. Alla fine la chiesa le dichiara eretiche e incendia il convento. Oh. Oh.
sussurrando. Ora sono tutti stacche botta marcia. Una giovane donna sostiene che suo figlio sia un vostro bastardo. Cioè, il nostro figlio illegittimo, nel senso. Dobbiamo far sparire il problema? Sì. Non avrete mai più notizie di questa donna. Quale donna? Arnolfo, coniglio, mi piaci. Non si è mai abbastanza preparati, dovete reclutare più soldati. Direi di no. Abbiamo un esercito già fin troppo alto. Vi maledico per il massacro dei miei uomini. Del buflaquila sile. Oh merda, come osi? Ora sei mio schiavo. Come osi? La gilda dei mercanti vende merci abitualmente prodotte dall'abbazia. Ponete fine a questa cosa. Va bene. Mio signore, non potete interrompere il commercio. Riconsiderate la vostra decisione, anche se voleste dire pagare una nuova tassa. Cioè più soldi per me? Perfetto. Oh no, oh no. L'ultima decisione di merda, il popolo è bassissimo. Gli abitanti dei villaggi occidentali hanno paura dei goblin. Chi se ne occupa? La chiesa? Voi, la chiesa. Il popolo, il popolo! Giacomo lo stranunato, mi sa che siamo arrivati alla fine anche dei tuoi giochi. Però almeno abbiamo provato quello blu. Il castello viene saccheggiato, la corte si disperde e voi venite lasciati a governare sui piccioni. Non è la prima volta. Il malvagio invia la spia. Rex, il cane satanico, ti riconosco. Nuove cazzo, sussurri in sensa. Roba succede. Waf waf, Rex mi invita a seguirlo. Guarda, so chi sei, quindi vediamo qualcosa per questa volta. Ruff ruff, Rex vuole giocare. Ecco, prendi. Woof woof, Rex riporta indietro la palla. Ancora. Woof woof, Rex riporta indietro la palla. Ancora. Woof woof, Rex riporta indietro la palla. Ancora. 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 Gli sto rilanciando sta palla da 6 o 7 anni, no? Oh no, non finirà mai. Io gli lancio la palla fino all'infinito. Ancora? Ancora. Oh, aspetta! Non ho letto, era una cosa diversa. Woof! Rex porta indietro una misteriosa lettera. Dice, qualsiasi cosa sentiate dire il senatore non è vostro nemico. Senatore. Che cazzo è il senatore? Il Regno del Sud sostiene che voi siete promesso la loro... Sti regni del sud sfornano principesse a una velocità veramente impressionante. Scavando in cerca di oro abbiamo rinvenuto l'ingresso a una strana cripta molto inquietante, con voci spettrali e odori disgustosi. Andrò io. Il losco. Perditi erano le prigioni. Attenzione, nuove carte. Questo è un effetto ogni secondo. E che sarà? Prigione. Impossibile fare marcia indietro. In vostra assenza il regno cade ineluttabilmente nell'anarchia. Quindi più stiamo nelle prigioni e più cade l'anarchia. A subito, di secondo in secondo. I muri sono decorati. Un forziere. Aprire. Aprilo. Avete trovato una chiave. Prendila. Scorgete vagamente una porta. Continua. Dopo un attimo ci sono due uscite. Continua. Ho i soldi a puttane. Sembra che a destra ci sia una porta, ma non ne siete sicuro. Continua. Lo scheletro piange o ride in modo sinistro. Ha una spada molto lunga. Attaccalo. Sono un noioso cadavere intrappolato in uno stupido labirinto. E io allora... Uno shell cantando, un verme, un ratto, danzando con un re, un mago, un figlio. Cosa sto leggendo, Dio mio? Cinghiale furioso, mi avete portato delle fragole? Dai un'occhiata, sono un noioso cadavere di nuovo. Cinghiale furioso, sotto la terra, cantando sotto il fiume, li piange l'orrido shell. Sei una bellezza. Non sono felice e lo sconfiggiamo. Nuova mossa, calabrone traditore. Ora un attimo. Lo scheletro va in pezzi, decidete di non soffermarvi per vedere se è in grado di ricostruirsi. Varcare la porta a terra. Vi si secca la bocca e avete la nausea. Effettivamente la bocca è un po' secca. Varcare la porta sale, varcare la porta arsenico. Arsenico. Attivate una trappola sotto i vostri piedi, merda! La vostra agonia è lunga e dolorosa. E i ratti.
Wow! Che escalation in questa avventura di Enrico Losco che si perde nelle prigioni, combatte uno scheletro. Una figata questa delle prigioni, ce la siamo giocati malissimo, Però... Ma... Cacciatori! Con questa notizia bomba di altri 4 o 5 re dei cacciatori. E veramente questo gioco non la smette di farmi divertire come un pazzo. Io vi dico, per questo video, può essere abbastanza... Vi ricordo, sono Bergaster. Un commento qua sotto non è mai sgradito. E noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi. Ma bene cacciatori, questo era tutto per il video di oggi. Qua trovate il video di ieri, qua trovate un video a caso. E se cliccate sulla mia faccia, vi iscrivete.